questa iniziativa dell'UNICEF, che è un'iniziativa che esiste da tempo, è un'iniziativa nazionale, quella cioè di fare in modo che per ogni bambino che nasce, come diceva giustamente il sindaco Gravina, c'è un altro bambino al quale viene garantita la vita. Quindi per ogni bambino che nasce a Fuscaldo, immaginariamente, virtualmente, noi abbiamo un fratellino, una sorellina che finalmente non morirà per ragioni facilmente prevedibili. Sappiate che nel mondo ogni anno 10 milioni di bambini muoiono non per cause diciamo, inaspettate, quale può essere uno tsunami, quale può essere un terremoto, ma possono morire per il morbillo, possono morire perché non è possibile sfamarli, perché viene trasmessa la HIV o l'AIDS all'atto del parto, perché la dissenteria non può essere prevenuta e non può essere curata, perché nei villaggi d'Africa non è facile, perché nei villaggi d'Africa non c'è l'acqua potabile. Allora, immaginate quanto può costare per noi che siamo del mondo occidentale ed evoluto ed avanzato intervenire in questo senso. Poco o nulla. Prevenire l'HIV, la trasmissione dell'HIV-AIDS costa 50 centesimi. Questo però non è facile attuarlo sul campo, non è facile realizzare la prevenzione in Africa, perché è difficile combattere con la loro mentalità e con la loro cultura, perché non è facile raggiungere i villaggi che sono distanti dai centri urbani dove ci sono gli ospedali. Quello che fa l'UNICEF, che è il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia in difficoltà e che ha operato anche in Italia fino all'epoca del dopoguerra, l'UNICEF in cioè, ha contribuito enormemente nella ricostruzione del dopoguerra e ha fatto tanto per i bambini della Calabria, dell'Italia, chiaramente di tutto il mondo occidentale, ma chiaramente poi, ringraziando il cielo, da noi non c'è l'esigenza di affrontare il bisogno primario, perché anche i bambini più indigenti, i bambini con maggiori difficoltà, non vivono la difficoltà che si vivono in quelle terre. E allora, ecco che noi dobbiamo sostenere l'azione dell'UNICEF, noi volontari della provincia di Cosenza, che io mi pregio di capeggiare un po' come fossi solo un capobanda, ecco, io non sono nulla di più del mio gruppo di fedelissimi, giovani, attivissimi, volenterosi, volontari, compiamo una doppia azione, che è quella che fa l'UNICEF in Italia. Da un lato, cerchiamo di sensibilizzare quante più persone possibile alla causa dell'UNICEF, a sostenere in qualsivoglia modo l'azione dell'UNICEF nei paesi in difficoltà. In questo momento lo sta facendo il comune intero di Fuscaldo, diciamo simboleggiato dal sindaco Gravina, che con questa iniziativa, indipendentemente dalla donazione, dall'entità della donazione che l'UNICEF può avere, e che è rappresentata da una bambola che qualcuno ha preparato, quindi si è preoccupato di realizzare affinché potesse essere adottata e trasformarsi in un contributo per poi agire sul campo. Ma noi qui quanti siamo? Siamo sicuramente tante persone che da questa sera in poi, spero e sono certa, avranno un po' più a cuore la causa dell'UNICEF e di quello che noi facciamo nel mondo. L'iniziativa della Pigotta è un'iniziativa che ci porta a sorridere, che ci dà gioia, perché è con gioia che noi compiamo il nostro lavoro, è con gioia che noi da un lato parliamo alle persone e dall'altro cerchiamo di raccogliere dei fondi per poter realizzare i progetti sul campo, i progetti sul campo che impegnano tante energie e che ci spingono in posti molto lontani. Io sono in partenza. Lo farò da qui a un mese più o meno. Andrò in Bangladesh in una missione sul campo. E lo faccio. Tante persone mi hanno chiesto perché lo fai? È rischioso. Perché vai là? Rischi tante malattie. Io, non più tardi dell'altro ieri, ho fatto tante di quelle vaccinazioni che non immaginavo nemmeno si dovessero fare.
dalla febbre gialla al morbillo, perché non l'ho avuto quando ero piccolina, alla colera, alla malaria, non me ne ricordo, e continuerò per questo mese ancora a vaccinarmi per evitare chiaramente di tornare con qualche brutta sorpresa. Nessuno dei miei cari vorrebbe questo, confesso, nemmeno io. Ma il rischio è anche sociale, perché c'è una rivolta paramilitare, ma io devo andare. Io sento che è necessario che io vada, perché io devo capire qual è la vera azione che l'UNICEF compie sul campo, perché non basta sentirsi parlare, sentirsi dire le cose. È troppo facile, lo diciamo con troppa facilità, che muoiono 10 milioni di bambini. Noi l'anno scorso ci mancava poco che festeggiassimo il successo ottenuto, perché siamo scesi al di sotto di 10 milioni di bambini morti nel 2008. Ma 10 milioni sono una cifra infinita, sono 5 volte la popolazione di tutta la Calabria, sono una quantità. Non possiamo consentire che in questa epoca, nel terzo millennio, dove siamo su Facebook, il sindaco, l'UNICEF, a scambiarci le informazioni con i satelliti, con le comunicazioni, col bel vestire, con il nostro modo di vivere, con le nostre rigogliose tavole, con le nostre allegrie, per fortuna che noi abbiamo, non possiamo però, che è giusto che sia così, ma non possiamo consentire ciò che non è giusto, cioè che 10 milioni di bambini all'anno muoiano. Bisogna agire per fare in modo che i bambini non stiano per strada, vadano a scuola. Ed ecco che nei paesi in via di sviluppo noi realizziamo gli interventi per le comunità, non per i singoli. Realizziamo le scuole, addestriamo, formiamo i formatori perché possano poi perpetrare la loro azione di istruzione per i bambini. Perché abbiamo esigenza, per esempio, di fornire assistenza psicologica ai bambini rimasti orfani nei conflitti armati, in Armenia, in Bielorussia, nella striscia di Gaza. Il nostro presidente nazionale è partito ieri per andare a Gaza. Nel comitato italiano a Roma la tensione era a 1000, si teme molto per la sua vita, perché non più tardi di ieri ci sono stati altre esplosioni a Gaza. Eppure il nostro caro Vincenzo Spadafora, che è più giovane di me, il nostro presidente nazionale, è partito per Gaza, perché noi italiani abbiamo sostenuto questo territorio palestinese, perché i morti non si contano. E siccome nei conflitti armati la maggior parte di chi soffre, di chi subisce il conflitto armato sono i bambini e le donne, e allora noi abbiamo esigenza di andare lì e andare a verificare quello che